Buonasera, io sono il signor Crawford, Sir Thomas Malcolm Crawford. Lei deve essere Mr. Sonny Valente, immagino. Sir Rodardo Tessa Whisky. Mi scuso, che mi è scappato tardi. Ho notato. Sei whisky. Ho dovuto accompagnare mia nipote a casa di un'amica. Poi il cane doveva fare i suoi bisogni e fra tutte queste cose. Ma prega un cazzo da tua figlia di quel bastardo, quel fetoso del tuo cane, eh? A parte che si tratta di mia nipote. E poi, bastardo, quello era un Terranova purissimo, pensi, mi è costato $1,000. Soprattutto non mi frega un cazzo dei due soldi, il tempo è denaro e mi ha già fatto perdere mezz'ora. Ecco, allora non perdiamo altro tempo, parliamo di quel lavoretto che vorrei proporle. Signor Valente, decido io se e quando parlare del lavoro. Ah, va bene. Ce l'hai soldi per pagare, eh? Oh sì, certo, certo. Ecco, ho chiesto un prestito in banca. Ma come un prestito in banca? Ma per queste cose non bisogna lasciare tracce, non ci metteranno nulla a risalire a te. Oh, non ha importanza. Correrò il rischio. Per me è troppo importante porre fine a questa vicenda. Sapete proprio che non sei abituato a queste cose, eh? Veniamo a noi, eh. Tu, che birra prende? Guardi, niente birra per me. Che tipi di tisane avete? Che tipi di tisane avete? Che tipi di... Tè, vuole il tè. Ah, il tè. Sì, guardi, va bene anche il tè, grazie. Che tipi di tè avete? Tè normale, forse. Ah, mio zio è stato malato alla pancia 2 anni fa. Vedo se è rimasta una bustina. Va bene, faccia lei. Per me è un altro giro, eh. Dunque, tornando a noi, ma dica un po' quando dovrebbe avvenire l'incidente, perché deve sembrare un incidente, immagino. Oh, guardi, faccia lei, questo non ha importanza. Ah, bene, dunque, non ho vincoli, posso fare a mia discrezione. L'unica cosa che mi raccomando è che deve essere una cosa assolutamente indolore. Ah, da questo non te devi preoccupare, ho una mano leggerissima. Sì, lo so, conosco la sua reputazione, mi hanno parlato molto bene di lei. Infatti mi sono rivolto a lei per la sua affidabilità, professionalità e leggerezza nell'esecuzione. Modestamente, io alquanto develuto in certe cose. Sì, mi hanno detto che tutti coloro che sono passati sotto le sue mani non si sono accorti di nulla, è vero? Verissimo, dall'oggi al domani. Sono passati a miglior vita, senza emettere un gemme. Ebbene, questo è un aspetto a cui io tengo moltissimo. Da questo non te devi preoccupare. Un professionista serio sono. Ecco, allora passiamo all'aspetto economico. 10.000 in anticipo e 20.000 al lavoro ultimato. Perbacco! Guardi, mi sembra un po' caro! Senta, si tratta di un lavoro sporco, in cui rischio la sedia elettrica, non si scherza! Certo, questo è anche vero. Vedo che così cominciamo ad andare d'accordo, Ma non si potrebbe avere uno sconticino? In
minchia, ma parliamo la stessa lingua. 10.000, 10.000 in anticipo, 20.000 al lavoro ultimato, 100.000, prendere o lasciare. Ma scusi, ma si tratta anche di un caso eccezionale. Si metta una mano sulla coscienza. E perché, scusi? Si tratta di un bambino o di un prete. Io non uccido uomini di chiesa, sia chiaro, è una morale da rispettare. Oh, oh no, niente di tutto questo. Lei dovrebbe occuparsi di me. Ma che minchia sta dicendo? Ha capito bene. Lei dovrebbe occuparsi di me. Cioè, dovrei eliminare lei. Proprio così. No, no, guardi, la prego, non se ne vada. Non ci posso credere, tu sei completamente pazzo. Ma mi stia ad ascoltare, la scongiuro. Cosa dell'altro mondo, ingaggia un killer per uccidere se stesso. Non ci posso credere. Ma perché non ti ammazzi da solo invece di spendere $35.000? Beh, guardi, in effetti sborsare questa ingente cifra mi mette la pena nel cuore. Potrei anche morirne, sa? Ci tengo molto ai miei soldi. E poi del resto per queste cose, sa come si dice, no? Non si bada a spese. Senta, cose se insisto, eh. Consideri che vado anche contro i miei stessi interessi. Ma non potrebbe risolvere tutto per conto proprio, insomma. E lei crede che io non ci abbia provato? Ma che vuole che le dica? Non sono stato capace. Certo, ammetto che ci vuole un certo coraggio. Ma no, guardi, non si tratta di coraggio. Il coraggio non manca. È che sono stato, diciamo, sfortunato. Le ho provate tutte. Pensi, ho cominciato 3 anni fa. Ci sono andato vicinissimo, ma ho sempre fallito. Venga, pure cose semplici. Lo dice lei che ci è abituato. Ho cominciato con i tentativi di impiccagione. La prima volta non calcolai bene la lunghezza della corda. Mi lancio nel vuoto e mi spezzai una caviglia. Pensi, ancora mi duole ai cambi di stagione. Però anche lei, la lunghezza della corda è la prima cosa da considerare. Si tratta proprio dell'abbac. Ci riprovai, infatti, questa volta presi bene le misure. Ma si spezzò la corda, chissà perché, forse sarà stata lacerata dal tempo. Magari era troppo vecchia. Risultato? Mi sono slogato un polso del pararmi dalla caduta. Così vado in ferramenta, ne acquisto una con l'anima di ferro, ci riprovo, ma cosa vuole fare? Cede il lampadario a cui l'avevo attaccata. Non mi faccio niente però, perché, come si dice, avevo imparato a cadere. Per di più, avevo sperimentato la resistenza della corda, così presi bene le misure. Questa volta, dopo una consulenza con un ingegnere che mi è costata $300, legai la corda ad una trave, ma mi lancio e, chissà come, il cappio non scorre. La corda si blocca e io resto appeso come un salame. Avrebbe dovuto lubrificare la corda con della vasellina e lanciarsi con più violenza. Vede? L'ideale per una corretta impiccagione sarebbe che la morte avvenisse non per soffocamento, quanto per la rottura delle vertebre cervicali all'altezza del collo. Quello che mi sento vivamente di consigliarle, secondo un parere puramente professionale, è la tecnica del cosiddetto standard drop. Si tratta di aumentare la lunghezza della corda così, da aumentare la velocità di caduta. In questo modo, il peso del suo corpo
riuscirebbe senza problemi a spezzarle l'osso del collo, con la conseguente perdita di coscienza. Potrebbe verificarsi un inconveniente, però. Se la velocità di caduta risultasse eccessivamente elevata, potrebbe verificarsi la decapitazione. Oh mio Dio, non deve assolutamente accadere una cosa del genere, e chissà cosa direbbe il vicinato. Allora dovrebbe fare riferimento alla tabella della lunghezza della corda, seguendo il metodo The Long Drop, introdotto da Sir William Marwood nella seconda metà dell'Ottocento. Si tratta di un metodo scientifico che calcola la giusta lunghezza della corda in base al peso corporeo. Lei ad occhio e croce peserà sulle 115-120 libbre. Direi che una corda di 6 piedi e mezzo dovrebbe bastare. Però, ora che ci penso, avrebbe bisogno di uno spazio aperto. Vede, non può farlo in casa. Potrebbe lanciarsi da un albero. Ma no, assolutamente no, non è possibile. Provocherebbe troppo strepito nel quartiere. Io avevo pensato di risolverla alla Condé. Gambe in avanti e l'altezza esigua della maniglia di una porta. Tutto più intimo, più raccolto. Un evento per pochi, ecco. Lo sconsiglio vivamente. Ci metterebbe troppo tempo a morire. Si tratta di una sofferenza inutile. Non resto proprio a comprendere come è possibile, in certi casi, scegliere così male il modo di togliersi la vita. Pensi un po' a chi riempie la cucina, la casa, la stanza de gas, con la pretesa di rimanere asfissiato. Basta una scintilla per far esplodere tutto l'appartamento e uccidere casomai quello del piano di sotto, che se ne stava beato, tranquillo, a pensare alle minchiate sue e casomai anche un po' al futuro dei propri figli. O chi si lancia da un grattacielo. Pensi un po', che vede il suolo che si avvicina, sempre più vicino, sempre più vicino, con il fiato mozzato dalla velocità di caduta. Come nelle discese, nelle montagne russe. Pensi un po', vede il suolo, pensando alla minchiata che sta facendo, senza una possibilità di tornare indietro. Sa, un giorno ho provato anche a fare harakiri. Ah, che minchiata. Sono un appassionato di samurai. E quel gesto rituale compiuto per salvaguardare l'onore mi aveva convinto, sa? Si tratta di un gesto ultimo, incredibilmente poetico. In Giappone si riteneva che la sede dell'anima fosse il ventre. Con il taglio del ventre si voleva mostrare agli altri la purezza della propria anima. Così arrivai alla fine. Presi il coltello tantò, assunsi la posizione classica seiza, cioè in ginocchio con le punte dei piedi rivolte all'indietro, avvicino il coltello allo stomaco e poi mi venne la folgorazione. Avevo appena mangiato una frittata con la cipolla. E il pensiero che aprendovi lo stomaco avrei liberato quel puzzo micidiale mi fece desistere. La mia morte sarebbe stata volgarissima e tutti avrebbero ricordato quell'odore insopportabile. E ha fatto bene. Avrebbe sofferto tantissimo. Per cosa poi? Per la poesia. La morte è un fatto tecnico. Chi decide di fare per conto proprio, senza aspettare il naturale corso degli eventi, dovrebbe scegliere il metodo meno doloroso possibile. Ecco, un metodo che non provochi troppo rumore, che non faccia parlare troppo la gente, che passi inosservato, ecco. Venga, aveva deciso di fare harakiri. Pensi come l'avrebbero trovata? Con la vestaglietta di seta, con i piedi calzini bianchi e quegli orrendi zoccoli giapponesi, il ventre aperto, la bocca piena di sangue, per non parlare poi di quella puzza di cipolla. E infatti, come le ho detto, ho desistito. Sa, ho provato anche a spararmi, più volte, ma senza risultato. Un lavoro decisamente sporco. Pensi, ci ho messo 3 mesi per capire dove rivolgere la pistola.
Alla tempia l'ho subito scartato perché non volevo che al mio funerale la gente mi vedesse con un foro in testa. In bocca mi sembrava la soluzione migliore perché pensavo il foro dietro la nuca nella bara nessuno l'avrebbe notato, solo che ogni volta che rivolgevo la pistola in bocca mi veniva da vomitare. Certo, è una pistola in bocca, Non è certo una bella sensazione. Non è per quello, sai. Ci ho sempre sofferto fin da bambino, quando il dottore per esaminarmi la faringe mi infilava in bocca quella terribile paletta di legno. Non resistevo mica, pezzi, dovevano tenermi fermo in quattro. Ma perché lei molto probabilmente ha sbagliato l'inclinazione della canna. Lei ha parlato de foro dietro alla nuca. Vede, quando ci si spara in bocca, non bisogna mai tenere la pistola gitta parallela al suolo. Altrimenti non si colperanno organi vitali. Anzi, potrebbe anche salvarsi e rimanere menomato a vita dal collo in giù senza una seconda possibilità di riprovarci. La prossima volta che si spara in bocca, tenga la canna inclinata sotto il palato, in questo modo la canna non premerebbe sulla lingua, evitando il senso di vomito, e il proiettile trapasserebbe senza problemi il cervello, con la conseguente perdita di coscienza. Il risultato garantito è... Cavolo! Io non ci avevo pensato! Secondo le statistiche, gli uomini tendono a spararsi in testa, mentre le donne al cuore. In effetti rivolsi la mia attenzione a questo metodo perché lessi da qualche parte che gli uomini hanno molta più fortuna delle donne in fatto di suicidio, sa? Ma non perché sono di più gli uomini che decidono di togliersi la vita, no. Ma perché gli uomini si rivolgono a metodi di suicidio più efficaci rispetto alle donne che si rivolgono a metodi come... il taglio delle vene, le pillole, il gas, ecco. E gli uomini invece scelgono sistemi più sicuri e infatti la pistola è uno dei rimedi con maggiore percentuale di successo. Questo è vero, ma così rozzo, roba da ufficiali dell'esercito. A questo proposito, mi viene alla mente una storia abbastanza divertente che ho visto, non ricordo dove, forse al cinematografo. Durante una grandiosa parata militare, un generale dell'esercito viene colto da un urgente bisogno di andare in bagno. Si reca dunque presso la retrata e lì si libera con un sospiro di sollievo. Quando però va per tirare la catena si spezza e gli rimane in mano. Pazienza. Mentre si riveste, accade un fatto fortuito e terribile. Una medaglia le si stacca dal petto e va a finire proprio dentro la tazza, a sporcarsi irremediabilmente. Ma il generale è impassibile, si affaccia, perché non voleva lasciare lì la sua medaglia. Ebbene, iniziò una lotta con la tazza del cesso nel tentativo di recuperare quel prezioso riconoscimento. Intanto da fuori lo chiamavano, bisognava dare il via alla parata. Ebbene, iniziò una lotta, iniziò a cadergli di tutto dentro la tazza, iniziò a sporcarsi egli stesso, finché, disonorato, pieno di merda dalla testa ai piedi, abbassò la tavoletta, si sedette e si sparò alla testa. Non poteva sopportare che lo vedessero in quelle condizioni. Roba da generali! Avrei voluto avere anch'io quella fermezza, ma cosa vuole che le dica? Sono stato sfortunato, oppure terribilmente incapace. Non ho mai combinato nulla di buono nella mia vita. Ma se può permettersi di pagare un killer che l'ha ucciso? Certo, i soldi non mi mancano, questo è vero. Ma mica li ho guadagnati, sa? Li ho vinti alla lotteria. Sì, $1,000,000. Così ho campato di rendita fino ad oggi. Tutto quello che ho voluto me lo sono comprato, sa? La casa, la macchina, le donne. Ora non mi è rimasto più nulla, sa? Nulla. No, perché ho dilapidato tutto.
Sono arrivato a 70 anni che non ho nulla. Per campare in questi ultimi 10 anni mi sono dovuto vendere la casa, la macchina e le donne. E mi sono rimasti, ecco, $35,000. 30 per lei e 5 per il mio funerale. Per questo le avevo chiesto uno sconto, sa? Mi sarebbero proprio piaciuti, che so, la musica, in chiesa o sì, una carrozza con dei cavalli bianchi. Ma vanno oltre questo mio budget. Senta, per quanto la sua storia risulti molto, molto commovente, e ognuno ha il suo mestiere, non li posso mica pagare io i cavalli. Ah, no, guardi, non mi permetterei mai di chiedergli una cosa del genere. Come vede, non ho tirato neanche più di tanto sul prezzo, non sono capace. Che siamo al mercato che si tira sul prezzo? I miei clienti non hanno mai nulla da obiettare sull'onorario che chiedo. Però le confido che mi sarebbero proprio piaciuti i cavalli. Tanto non avrebbe potuto vederli. Sì, ma che c'entra, però vedi il pensiero che ci sarebbero stati. Mi avrebbe messo serenità adesso. Affronterei la morte con più piacere, sa, come chi va a letto la sera col pensiero di trovare al mattino il caffè latte bello caldo e il cornetto appena sfornato. Il buio acquista tutto un altro valore. Senta, di solito non faccio di questi favori ai miei clienti, eh. Cerco di mantenere sempre un certo distacco. Mi fa lo sconto? Non credo proprio. Ho un amico, uno di quelli che lavora in quelle imprese, in quelle agenzie lì delle bombe funebri, insomma. Ma deve un favore. Potrebbe pensarci lui ai cavalli, senza costi aggiuntivi. Davvero lei lo farebbe? Non scherza! Io non scherzo mai. Ah, lei mi fa rinascere! Non sa che gioia! Mi ha messo del cuore! Deve darmi il numero di questo suo amico, così lo chiamiamo subito! Guardi, non è il caso, ci penserò io, lo contatterò al lavoro ultimato. No, assolutamente! Io devo essere sicuro di questa cosa! Guardi, se fede, io mantengo sempre la parola data. Ho un professionista serio, sono. Non mi prenda in giro. Si metta una mano sulla coscienza. E lo faccia davvero! Guardi, può giurarci la pelle. Grazie, è una cosa grandiosa. Lei mi sta ridando la serenità persa da tempo. Mi sento ridato. Per un paio di cavalli. Quattro, la prego. Quattro, due, e da pezzenti. Va bene, Guaccio, come dice lei. Vedo contento, lo sono. Non salterà mica il nostro rapporto professionale. Assolutamente. Guardi, per me morire è diventato inevitabile ormai. Ma lo è per tutti. Si tratta di una questione di vita o di morte. Senta, mi ascolti. Vado di nuovo contro i miei interessi. Ci arrapensi, fa ancora in tempo. Potrebbe risparmiare così $35,000, a meno che non voglia farmi uno sconto perché le sto salvando la vita, ecco. Ha detto che quanti anni ha? 70 anni, no? Stando un po' attento, un po' resecato, un po' con il braccio curvo, insomma, penso che potrebbe campare tranquillamente altri, che so, 10, 12 anni. Ah, 12 anni, è certo! E lo sa come? Come un povero pensionato, sì? Di quelli che vanno ai mercati generali la sera per farsi regalare la verdura invenduta. Oppure quelli che vanno nel supermercato a rubare il parmigiano reggiano, peggio! Peggio ancora il grano! Avrebbe diritto alla pensione, no? Così arrotonda! Io non ho mai lavorato, che pensione vuole che io prenda? Vuole sapere la verità? Concio il suicidio, sono.
Guardi che questo non si tratta di suicidio, bensì di omicidio. Ma il mandante e la vittima coincidono, come non si tratta di suicidio? Io per lei sono soltanto un intermediario, come un pugnale o una pistola. Lei se si sparasse non potrebbe dire: oh no, non sono stato io, non mi sono ammazzato io perché è stata alla pistola a sparare. È un suicidio, palle buone. No, mio caro, questo è un omicidio. Io mi rivolgo a lei che è un professionista, le commissiono un lavoro e punto. Deve prenderlo come un'eliminazione qualsiasi. Se proprio lei ha detto poco fa che si tratta di un caso eccezionale. Sì, ma ciò non toglie che lei deve rispettare i lavori che le vengono proposti e commissionati. Io sono libero di accettare o rifiutare un lavoro. Ecco, questi sono 10.000 dollari, il suo conto. Ora non può più tirarsi indietro. Se le può riprendere, non posso ammazzare una persona che conosco. Ma guardi che io e lei non ci conosciamo, io non la conosco. E poi il suo nome è Sonny Valente, potrebbe essere anche falso. Ma senta, io ho ascoltato la sua voce, ho sentito i suoi problemi, le ho dato anche dei consigli. Ora ci sono in ballo dei sentimenti e potrei non essere capace di portare a termine il lavoro. Ecco, vede, la mia freddezza nell'esecuzione di un lavoro è aiutata dal fatto che non vedo mai le mie vittime di persona, le ho viste soltanto in fotografia. Non sto mai a meno di 50 metri da loro, sì, le spio a lungo, studio le loro mosse anche per tanto tempo, ma non sto mai a faccia con loro. Ora con lei ci ho parlato e poi c'è commettere degli errori. Le do 1.000 dollari in più. Non si tratta del denaro. 1.100! Non sarà una questione di soldi. Le do tutti i 35.000 dollari che ho e andiamo le cavalli. Non ho bisogno dei suoi soldi, come glielo devo dire? Non sono 5.000 dollari in più o almeno che mi faranno cambiare idea. Guardi che io sono quello. Ma nemmeno 10.000, 20.000, arci 30.000. Vanno decisamente oltre il mio budget. Non potrei mai uccidere un amico. Ma quale amico, scusi? Lei. Io. E lei. Meglio, tu sei la prima persona con cui parlo al di là del lavoro, ecco. Di solito tutti stanno con me giusto lo stretto necessario, giusto il tempo di prendere accordi, di definire i termini della questione, del lavoro. D'affidano da me. Sarà per il lavoro che svolgo. Con lei invece mi sono trovato subito a mio agio, perché lei ha perso del tempo con me, lei mi ha parlato, mi ha confidato i suoi problemi. Ora con che coraggio potrei mai ucciderla? Ecco, non ne sarei capace. Come potrei, per esempio, puntare contro di lei il mio fucile di precisione, vederla attraverso il mirino telescopico, la sua nuca bianca? Non ne sarei capace. Come potrei premere il grilletto, ma non potrei nemmeno pensare di montare una bomba sotto la sua auto, collegare l'innesco all'accensione e allontanarmi dei 500 metri per verificare la correttezza dell'esecuzione. Non ne sarei capace, ecco. Una bomba! Una bomba! Ma per l'amore del cielo, avevamo optato per una modalità silenziosa! Una bomba! Chissà che disastro provocherebbe nel quartiere! A parte che potrebbe rovinarmi la siepe e poi potrebbe bruciacchiarmi la vernice delle inferriate, dovrei far ritingere tutto e non avrei i soldi necessari. Ma dicevo così per dire, ma non potrei pensare nemmeno di metterle del cianuro nella bottiglia del latte e pensare che morirebbe in preda ad atroci sofferenze, crampi allo stomaco, la bava verde dalla bocca, gli occhi terribili che escono fuori, non sarei capace, ecco. Senti, ma qualcosa di meno cruento ci sarebbe. Ma ci sono 1.000 metodi, non aveva ancora deciso quello adatto al suo caso. Ma tanto il problema non si pone, non si crea, perché io non lo faccio, ecco. Non lo fa? Ha sentito bene, non lo faccio. Lei era l'ultima speranza che mi restava. Pensi, ho anche tentato di darmi fuoco. No, che minchiata. Proprio così.
Avevo visto al telegiornale, da qualche parte, non mi ricordo dove, che un tale si era dato fuoco per protestare contro un regime. Ripeto, non mi ricordo dove, non mi interessava. Però tutti lo osannavano come un eroe. Allora decisi di fare lo stesso e di diventare eroe di me stesso. Così andai dal benzinaio, con una tanica da 5 litri e presi della nafta. Perché costava di meno. Che cosa? Ma com'è la nafta? Ma una minchiata! Guardi, io non sono un esperto di motori, non potevo sapere che la nafta è meno infiammabile della benzina. Ma il benzinaio non l'ha consigliato niente. E mica gli ho detto a che cosa mi serviva. Così sono tornato a casa, ecco, mi sono seduto in poltrona, mi sono cosparso il corpo di gasolio, ho acceso una sigaretta e ho pensato, ecco, adesso lascio cadere la sigaretta al suolo, una vampata e sarà tutto finito. Ma quando la sigaretta ha toccato il suolo, ho chiuso forte gli occhi, ma non è successo niente. Ma è normale, ma tutti lo sanno che la nafta non prende fuoco così come con la benzina, con il cerino, che butto il cerino per terra e fa la vampata. Non funziona così, perché c'è anche la questione che sono i vapori che producono la fiammata. La benzina produce proprio questi vapori ed è per questo che prova questa vampata. Guardi, io non sono un chimico, non potevo sapere queste cose. Perché non ha riprovato con la benzina allora? Perché sono stato una settimana con il soggiorno che puzzava di nafta e non volevo rischiare un'altra cilecca. Darsi fuoco, non posso crederci. Le ho provate tutte, sa? Ma che posso dirle? Sono stato sfortunato. L'unica cosa che non ho provato sono state le pillole e il taglio delle vene. Perché non sempre sono rimedi efficaci, Ma perlomeno sono poco cruenti, poco dolorosi, ecco. Ma mi sa molto di chi tenta il suicidio e vuole farsi trovare. Questo è vero. Come quelli che salgono sul cornicione dei palazzi e minacciano di buttarsi giù solo per farsi venire a salvare. Io voglio davvero farla finita. Ho provato a farlo in tutti i modi, ma nessuno, tranne lei, sa che l'ho fatto. Sono stato sfortunato, altrimenti non saremmo qui a parlarne. Chi si taglia le vene o prende le pillole, si butta sul letto della vasca da bagno ed è come se dicesse: ah, prego, venite a salvarmi, venite, guardatemi, così vedete e constatate quanto sto soffrendo. Io soffro a stare vivo, non mi è rimasto più nulla, più nessuno. Non posso più comprare niente. Che senso ha trascinarmi ancora su questa terra? Scusi, è a sua nipote, a quel fetoso del suo cane, non pensa? Ma che nipote? Non andate d'accordo? Ma non c'è nessuna nipote, nessun cane. Era una scusa che le ho messo per giustificare il ritardo. In realtà, ho tardato perché stavo tentando di gettarmi dal ponte qui all'angolo. Come ultimo tentativo di risparmiare 30.000 dollari. Mi avvicino al ponte, vedo che sotto il ponte sta passando una nave. Sa quelle navi, c'erano delle persone sopra, no? Si divertivano, loro stavano ballando, loro ridevano, scherzavano, loro. Mi venne una voglia tremenda di andargli a rovinare la festa andandomi a schiantare sul ponte della nave. Poi ho pensato che la notizia sarebbe finita sui giornali nella rubrica incredibile ma vero, e allora ho desistito. Ho aspettato però che la nave passasse. Allora sono salito, un po' a fatica devo dire, sul ponte. Ho chiuso forte gli occhi e poi per caso, aprendo un occhio, ho visto che la nave aveva lasciato dietro di sé una scia oleosa. L'idea che sarei finito in quella schifezza mi nauseò. Così mi sono messo l'anima in pace e la mano sul portafoglio. E sono venuto all'appuntamento. Anch'io, come lei,
Sto sempre solo, ecco. Il mio lavoro non è fatto per essere condiviso. E il mio carattere non prevede la presenza del prossimo, dell'aucio. Però io non vedo, non penso a morire. Anche io a volte rifletto e penso e ripenso. E arrivo alla conclusione che prima o poi anche io dovrò abbandonare il mondo dei vivi. Però questo pensiero mi provoca una certa angoscia. Ah, guardi, io non desidero altro. E lo sa perché? Perché sono stanco. Per me vivere è diventata una fonte di tremenda angoscia. Un peso gravoso che sono stanco di sopportare. Mi sono sempre circondato di persone, sa, uomini, donne, gente pagata bene, che mi hanno abbandonato tutti dal momento in cui ho cominciato a vendere. Lei, ora, non può tirarsi più indietro. Si tratta del suo lavoro, in fin dei conti. Le ho già spiegato la mia situazione. Poi adesso, sia io che lei, abbiamo trovato un'altra persona con cui poter parlare, con cui poter intrattenere dei rapporti. Potremo, continuare a vederci, continuare a frequentarci. Ecco, ci vedremo qui, in questo locale, in questo posto. Io potrei bere un mio whisky, lei una tazza di tè. Potremmo parlare del più e del meno, che so, ognuno dei propri problemi, dei propri pensieri. Potremmo diventare amici. No, amico di un killer? No, guardi, non è il caso, mi parlerebbero dietro. Ma potrei cambiare mestiere, no? Certo, potrei cambiare mestiere. Per la prima volta ho la possibilità di dare la vita invece di toglierla. Potrebbe trattarsi dell'occasione di una svolta per mio. E perché? Lei sta così bene. Di che cosa ha bisogno? De una voce. Una voce che mi chieda di non uccidere. No, non sono io quello, eh! E no, caro giovanotto, lei mi ha deluso. Mi sono rivolto a lei per una questione precisa. Perché era il migliore, il più freddo e razionale. Lei invece è più instabile di me. Se proprio voleva essere mio amico, avrebbe dovuto aiutarmi nel mio intento e non condannarmi a vivere. Nessuno gli ha chiesto di fare il buon samaritano con me. E tantomeno di farsi venire rimorsi di coscienza. Proprio con me, poi. Vuole svoltare la sua vita? Bene, lo faccia. Ma dopo di me, però. Pensi. Sono l'unica sua vittima che vuole veramente morire. Fino adesso ha ucciso solo persone che non avevano nessuna intenzione di lasciare questo mondo. E le ha uccise senza battere ciglio. Ora che per una volta le capita di fare del bene col suo tremendo mestiere, si tira indietro. Ma questo è un caso diverso. E ti pareva che proprio il mio di caso doveva essere diverso, maledetta la mia parlantina! Ah, se fossi stato zitto e tenebroso come lo è stato lei fin dall'inizio, adesso non staremo a questo punto. Io me ne starei tranquillo seduto in casa ad aspettare che lei venga ad uccidermi. Lei farebbe il suo mestiere come se niente fosse e poi ognuno tornerebbe alla sua vita di sempre. E io me ne starei bello, chiuso, in una bara. Ah, e poi, ripeto, sia io che lei torneremo alla nostra vita di sempre. Non è più possibile tornare indietro, vede. Lei mi ha aperto gli occhi. Non ci posso credere. Ho fallito di nuovo. Nemmeno così vi è riuscito di togliermi la vita. Sono condannato a vivere. E non le sembra bellissimo? No? La vita è una cosa meravigliosa. La vita è viva. Alt! Basta così. Non accetto morali sulla vita da un killer di professione. C'è un limite a tutto. Quello che io voglio farle capire è che per la prima volta nella vita sento che si può cambiare corso. Noi non siamo destinati a seguire sempre le stesse cose, sempre gli stessi eventi, ecco. Io prima di lei
Pensavo, credevo che ormai la mia vita fosse questa, ecco. Mi ero abituato alla solitudine, all'impossibilità per me di scambiare quattro chiacchiere disinteressate con qualcuno. Ah, guardi che io sono il più interessato di tutti, eh! Non è vero, non è vero. Lei è andato oltre il rapporto professionale. Lei si è confidato, perché in fondo anche lei è come me. Guardi che noi non siamo simili, io non ho mai ucciso nessuno, pensi, non sono stato capace nemmeno di uccidere me stesso. Siamo uguali nel bisogno degli altri, un bisogno che non credevamo di avere. Parli per lei, il discorso ha preso una piega che non mi piace. Mi sono rivolto a lei per una questione precisa, credendo finalmente di poter esaudire il mio più grande desiderio. Ci è voluto tanto per elaborare l'idea di voler farla finita? Ah, lei crede che sia un capriccio momentaneo, eh? Pensi che sia così? Che so, che questa mia forte convinzione, possa essere spazzata via da uno che mette insieme due parole senza sapere cosa diavolo sta dicendo? Io voglio a tutti i costi che lei faccia il suo mestiere. Poi può anche andare a redimersi, può anche chiudersi in un monastero tutta la vita a coltivare le patate. Ma io una cosa voglio sapere, ma per quale motivo lei vuole morire a tutti i costi? Perché vuole morire? E vengo a dirlo a lei, Le ho già detto che non sono uno che si taglia le vene. Forse non lo so nemmeno io. Oppure lo so così bene che non riuscirei a spiegarglielo. Ma ormai è inutile spiegare, perché da quello che vedo non se ne fa più nulla. Un altro fallimento. Bene, bravo! Bravo, sei riuscito. Questa è la mia ultima cilecca. Sono stanco di tentare il suicidio, sa? I fallimenti mi hanno logorato. Sì, sono stanco di vivere e stanco di voler morire. Sa cosa farò? Ho deciso! Mi chiuderò in casa! Mi chiuderò in casa ad aspettare che la morte mi colga spontaneamente! Non mi resta altro! Un altro fallimento sarebbe troppo, troppo doloroso da sopportare. Io mi arrendo. Quanto a lei, mi ha deluso, sa? Buonanotte. E grazie per il tè. Aspetta. Cosa c'è ancora? Lo faccio. Cosa? Hai capito bene? Lo faccio, ci penso io. Lei davvero lo farebbe? Non mi prenderai in giro un'altra volta? Ho detto che ti aiuto, ci penso io. Da buon amico, t'ammazzo. Bene. Lei mi ha ridato la vita. Ecco, questo è il suo conto. No, non li accetto, no. No, ci mancherebbe altro, io devo pagare. No, non le voglio. Ma gli amici non pagano per queste cose. Ho detto, un amico non paga. No, le voglio. Va bene. Allora, grazie. Prego. Con questi soldi che mi fa risparmiare farò riarredare la casa. Sì, farò aggiustare il tetto che gocciola e cambierò quella poltrona. Sì, con un bel divano in pelle umana. Io l'aspetto. Mi raccomando.
Vada tranquillo. E stasera dorma sereno. Ho capito. Buonanotte. Quasi quasi compro anche un bel cane. Oh, un uccellino. Oh, un bidone.